E what a tutti ciurmer, benvenuti Reggio Green in questo nuovissimo episodio su Omori. Vi ricordo ragazzi che il vostro sostegno con like è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire. Per cui se volete il prossimo episodio vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 40 like ragazzi. So che ce la possiamo fare, ve ne chiedo davvero pochissimi e per voi è soltanto questione di un secondo. Per cui mi raccomando spolliciate. E intanto vi ringrazio veramente tutti di cuore ragazzi per il supporto che state dando a questa serie. Quindi eccoci qua di ritorno dopo che l'ultima volta mi ero ritrovata in difficoltà nella boss fight, la possiamo chiamare così, la possiamo chiamare boss fight ragazzi. Quindi qualcuno di voi ovviamente mi ha consigliato di cercare il più possibile di livellare, perché comunque a quanto pare gli scontri si faranno sempre più complicati, più duri. E quindi vi dirò che fortunatamente ragazzi una sera mi sono detta no, adesso mi ci devo mettere. E quindi come potete vedere dalla schermata sono riuscita intanto a far arrivare tutti e quattro i personaggi a livello 11. Adesso non mi ricordo, forse l'ultima volta ragazzi ero tipo a livello 6 o a livello 7. Quindi ho provato a farli livellare il più possibile per quanto ho potuto, insomma col tempo che avevo a disposizione. Quindi devo incrociare le dita ragazzi e sperare che quest'oggi con questa boss fight appunto non mi ritroverò troppo in difficoltà e comunque potrò proseguire nella storia. Tra l'altro qualcuno di voi anche mi ha scritto che i toni, per quanto adesso sembrino appunto tutti pucciosi e tanto carini, molto presto comunque cambieranno. Quindi mi avete detto insomma che le cose presto assumeranno comunque un tono diverso. E quindi eccoci qua ragazzi con questa nuova incredibile boss fight. Ovviamente avendo aumentato i livelli dei personaggi hanno anche appreso nuove abilità. Spero ragazzi davvero che questa volta potremo essere in grado. Io sinceramente ragazzi sono rimasta abbastanza stupita del fatto che questo gioco avesse dei combattimenti a turni. Effettivamente non me lo aspettavo, sono appunto rimasta stupita da ciò. Però insomma ciò comunque non significa niente. In ogni caso dovrò sperare ragazzi di essere davvero in grado. Ok, a forza di attacco. Abbiamo fatto provare tristezza, mi avete detto anche insomma di dover imparare un pochettino a sfruttare appunto le emozioni. Io non ho effettivamente completamente capito come la cosa funzioni ragazzi, però dobbiamo sperare bene. Effettivamente non è che gli facciamo poi tanto danno, Siamo attualmente un pelino in difficoltà, almeno così mi sembrerebbe ragazzi. Proviamo intanto ad attaccare a tutta forza. Non capisco sinceramente questa cosa del succo ragazzi, cioè perde tot di succo. Questa cosa pure magari me la spiegherete voi, perché in questo modo gli stiamo facendo veramente pochi danni. Ok, avanti tutta ancora. Aiuto, sta provando ira ragazzi, non può più provare gioia o tristezza. Immagino che l'ira comunque gli aumenti di parecchio l'attacco, speriamo in bene. Mannaggia, l'ho pure mancato. Porca miseriaccia. Ovviamente possiamo usare anche degli elementi per recuperare un pochettino di salute ragazzi. Andiamo avanti tutta ad attaccare sempre. Ovviamente faccio recuperare un po' di vita a Omori. Ok, mannaggia. Ombre è diventata triste purtroppo. E mi avete fatto notare anche questa cosa, che appunto Kiro può curare tra l'altro i suoi amici. Quindi questa pure è una cosa super positiva. Quindi direi di farlo intanto, approfittiamone. Perché Hiro in effetti è quello forse che fa meno danni degli altri. Quindi dovrei imparare ad utilizzarlo proprio per magari curare i suoi amici. Dai, dai, dai. Ok, recuperiamo un po' di vita con Obri, perfetto. Direi di attaccarlo, siamo a metà vita ragazzi. La cosa non sembrerebbe male. E con Hiro direi di curare per adesso Omori. Magari sono sulla buona strada ragazzi, io incrocio le dita. Come fate a muovervi ancora? Non vi lascerò vincere. Aiuto. Adesso prova proprio rabbia. Ho paura. La cosa si incupisce ancora di più.
bam. Colpo, recuperiamo con Omori, perfetto. Meno male che mi avete fatto, ragazzi, notare pure questa cosa, perché comunque è importante. Quindi attacchiamo di nuovo e direi di curare Kel. Almeno gli alziamo a tutti la vita, perché io non ho idea di che attacchi possa fare adesso l'ex fidanzato spaziale. Bam, Aubrey è fortissima, ragazzi, porca vacca, minchia, tira certe sberle che sono incredibili. Meno male che ho appena curato Kel. Avanti a tutta forza, lo curiamo di nuovo. Dai, dai, che è un buon presentimento, dai, dai, ce la possiamo fare. Intanto la musica. Toglietevi di torno, feccia terricola, è la vostra ultima occasione. Oh, oh, adesso è furioso, ragazzi. Mi devo preoccupare. Mi sa di sì, spara all'impazzata. Oh cavolo. Minchia, Kel è quasi... Raga, ci sta quasi per lasciare. Usiamo questa abilità. Avanti tutta, lo curiamo di nuovo, ovviamente. E devo capire che oggetti, ragazzi, posso usare per far recuperare comunque gli MP, diciamo così, chiamiamoli così. Cioè quelli che si consumano usando abilità in pratica. Magari mi potete dare una mano pure su questo, ragazzi. Dai, 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 non ci fermerai, non ci fermerai. Siamo a 9, ragazzi, con l'attacco super mega iper, eh. Però siamo vicini, siamo vicini, siamo vicini. Kel, ormai, ragazzi, facciamogli fare un ultimo attacco. Magari è l'ultima volta. Andiamo giù anche di sgambetto. Forza e coraggio, forza e coraggio, forza e coraggio. Vai, Aubrey, colpisci con tutta la forza che hai, tesoro. Ce l'abbiamo fatta? Il mio cuore fa male. Sì! Ce l'abbiamo fatta, ragazzi! Dai, dai, sono contenta, sono contentissima. 1500 punti esperienza, 208 vongole, hai trovato benda sull'occhio. E ovviamente, quindi allora, di livello 12 taglio fortunato, Aubrey di livello 12... Perfetto, beh, anche agli altri comunque non mancherà molto per arrivare a livello 12. Sono contentissima, ragazzi, cioè il fatto di essermi messa a livellare fuori rec, insomma, è servito a qualcosa. Cos'è successo? Dove mi trovo? E chi siete voi? Buongiorno, come ti senti? Oh, salve, io sono Cap Spaceboy, sono felice di conoscervi. Ma ha cambiato personalità. Ai, che male al petto. Oh no, ti senti bene? Prima eri un po' arrabbiato, quindi non abbiamo avuto scelta. Ah, capisco. L'altra metà di me deve aver perso il controllo. Che è? Ma che c'ha? Due personalità. Vi chiedo scusa, sono sicuro che foste nel giusto. Spero di non avervi causato troppo disturbo. Di recente ho problemi a controllare le mie emozioni. Faccio il possibile per tenerle a bada, ma diventa ogni giorno più difficile. Dulcinea, lei era la luce dei miei occhi. Non riesco nemmeno a immaginare una vita senza di lei. Temo di essere un po' confuso. Questo mixtape unico è pieno di canzoni amate sia da me che da Dulcinea. L'ho realizzato con amore per lei. Vi ringrazio per avermelo restituito. È comunque colmo di ricordi importanti. Nessun problema, nessun insormontabile, diciamo. Sì, siamo felici di essere stati d'aiuto. Per oggi pensa solo a riposare, eh? Temo che il riposo non potrà mai guarire davvero un cuore infranto. Dovrò trovare un'altra strada. Che poverino, ragazzi. Cioè, era talmente distrutto dal dolore che è diventata un'altra persona. Cap Space, cioè, fidanzato spaziale. Sono davvero, davvero desolato, ma una notizia terribile. Il suo pianeta preferito, Plutone, è scappato e non riusciamo a trovarlo. Non si arrabbi con noi, la prego. Abbia pietà. Non c'è più, c'è un buco nero al suo posto. Oh, capisco. Non preoccupatevi. Anche i pianeti si annoiano a ruotare intorno al proprio asse. Forse essere un pianeta non era il destino di Plutone. Gli sembrerà strano, mo. Eh? Davvero? Quindi non è arrabbiato con noi? Dice davvero Cap Space, cioè fidanzato spaziale? Certo. Radunate la ciurma. Andiamo al lago gelato e ci prendiamo delle granite. Il riposo non può curare un cuore infranto, ma mangiare granite con gli amici sarà un buon primo passo. E poi non c'è più bisogno di chiamarmi fidanzato spaziale. Io sono Cap Spaceboy. Un momento, sta dicendo che... Wow,
Oh, il capitano è tornato! Non vedo l'ora di dirlo agli altri. Andiamo, bello. Ti seguo, compare. Che gioia. Non potrò mai ringraziarvi abbastanza per ciò che avete fatto. Chissà cosa sarebbe successo a me e alla mia ciurma se non ci foste stati voi. Su, via, non è nulla. Ci basta sapere che ti senti di nuovo in te. Vi ringrazio. Se avrete mai bisogno di qualcosa da me o dai miei pirati spaziali, non esitate a chiedere. In effetti, non riesco a crederci, me ne stavo quasi dimenticando. Siamo alla ricerca del nostro amico Basil. È vero, cavolo, regà, mi stava passando in mente quasi pure a me. Indossa una corona di fiori e porta sempre con sé il suo album di foto. Per caso lo hai visto? No, temo di no. Ma se lo incontrerò sarete i primi a saperlo. Basil, dove sei finito? Oh. Chissà che fine ha fatto Basil, ragazzi. Ah, ti prego di non piangere, fanciulla. Ecco, tieni. Hai ricevuto un ticket per Granita. Grazie. Oh, dai, fanciulla, non piangere. Ecco, tieni anche questo. Che mi dai di bello? Hai ricevuto un pass ferroviario. Da bambino ho viaggiato spesso in treno. Questo prima di diventare un capitano spaziale. Se sono riuscito a passare dal viaggiare in treno all'avere la mia astronave, sono certo che voi saprete trovare il vostro amico. Oh. Ok. Ehi, capitano, è pronto ad andare? La stanno aspettando tutti. Ah, sì, un momento, arrivo subito. Non devi perdere la speranza, fanciulla. E quando sei al limite della disperazione, mangia una granita. Potrebbe addolcire le tue preoccupazioni. Non posso far attendere la mia ciurma. Buona fortuna in tutto e grazie ancora. Che tenero. E questo cos'è? Il legame con i tuoi amici è diventato più forte. Tutte le azioni aggiuntive sono migliorate. Bene. Ma qua cosa abbiamo? Oh! È una lettera, ragazzi. La lettera E. Vi ricordate, no? Stavamo facendo tipo il gioco dell'impiccato. Una roba simile. Mancano 9 tasti. E quindi... cioè, adesso cosa dovremmo fare? Scusate. Cioè, adesso che abbiamo il pass ferroviario... Basil comunque non l'abbiamo trovato. Cioè, what the fuck. Qua abbiamo... Salve a tutti, come va la ricerca di Basil? Come dire, Mari, c'è stata una piccola deviazione. Solo per aiutare qualcuno in difficoltà, capisci? Guarda, Mari, ho ricevuto un ticket per Granita. Ma che bella cosa, Aubrey. Sì. Mari, guarda cosa so fare. Anche questo è molto bello, Kel, vero? Che strano, abbiamo cercato ovunque ma senza trovare tracce di Basil. Oh Basil, dove sei finito? Deve esserci qualcosa che ci sfugge. Tu hai qualche pista, Mori? Ce l'avessi, magari ce l'avessi. Allora, penso che fossimo già al pieno della nostra vita, finita la boss fight, ma comunque in caso ci curiamo. Ovviamente salviamo. La cosa mi fa pensare, ragazzi, che nonostante io sia quasi 4 ore di gioco, qua mi dica ancora prologo. Andiamo proprio bene. Ma quindi... cioè, che possiamo fare? Ma tra l'altro possiamo comprare qualcosa. Una bibita saporita per 100 vongole. Non so cosa fa, ma... ok. Ma se seguiamo ancora ste tracce di sangue... cos'è questo? Quest'ombra. Dovremmo per caso seguirla? Qualcosa mi dice di sì. Perché sono da sola? What? Perché sono sola? Oh, non mi prendete in giro. Dove sono gli altri? Dove sono i miei amici? Ombra? E questo cos'è? I tuoi biscotti, Mari, sono decisamente fatti con più amore. Non smetterei mai di mangiarli. Che cosa sta succedendo? Non si capisce più niente. Ecco l'ombra. Vabbè, seguiamola, ragazzi. Solo che non capisco perché
Perché adesso siamo soli? Dove sono gli altri? Ombra, che fai? Dove mi porti? Ok, a parte il fatto che sei incredibilmente inquietante, però a parte tutto, perché sono sola? E dove andiamo? Sembra un fienile o una roba del genere. Oddio! La luce rossa non è mai un buon segno, signori. Oddio. Cos'è? Cosa abbiamo qui? È sparita. Ecco che cambiamo di nuovo i toni. Da un qualcosa di super puccioso e tutto colorato. Stiamo salendo un'infinità di scale super terrificanti, oserei dire. Ok. Abbiamo trovato un altro tasto, ragazzi, la F. Quindi ne mancheranno 8 adesso, mi immagino, giusto? Non mi ha detto però. Cos'è? Cosa abbiamo qua? Uno spartito su un leggio. Tutte le note sono state cancellate. Ma cos'è successo? Una famiglia felice. Ok, non mi piace mai tornare. Ancora tu. Allora, Basil, ragazzi, nasconde qualcosa di molto più terrificante, secondo me. Io riguarderei un attimo l'album da disegno, vediamo. Ma questo c'era prima? Sapete che non mi ricordo. Forse c'era, ma non ne ho particolare ricordo. Il computer. Nell'erba accanto a un ceppo. Ok, si sta formando una frase fondamentalmente, ragazzi. A quanto pare la A, la B e la E ci stavano, la F no. È tutto molto strano. La lampadina ci dice qualcos'altro. Buio pesto, non riesce a vedere nulla. Ok, non c'è niente di diverso dal solito. La porta non c'è, perlomeno non per ora. Oddio, mi devo accoltellare di nuovo. Ma che cavolo, dai, ma perché mi dovete far fare sta cosa terribile? Terribile. È terribile. Quella volta ho visto tutto. Quando ti sei trovato qui. L'hai visto anche tu? Qualcosa dietro di te. Quindi Basil, è vero, nasconde qualcosa di molto più oscuro. Mancano 3 giorni. 3 giorni a cosa? Oddio, siamo tornati tipo nel mondo reale? Cioè, non so manco se lo possiamo definire mondo reale questo, ragazzi. C'è un messaggio in segreteria, sembrerebbe. Ciao Robin, sono mamma, come va? Stai mangiando come si deve? Sì, certo, mangia e vomita, poraccio. Spero di poter tornare da te oggi, ma l'ultimo giorno di una svendita di mobili non so resistere a una buona occasione. Ce la fai a badare a te stesso per qualche giorno, vero? Oramai sei un ragazzo grande. Ricorda di finire le faccende prima che torni. Ho lasciato una lista accanto alla tua porta. Bene, per adesso è tutto. Ti voglio tanto bene. Ciao tesoro. Devo pure... Blackjack, no grazie. Cioè, devo pure fare le faccende. Questa è la lista? Non hai voglia di fare le faccende ora, chissà perché non avevo dubbi a riguardo. Comunque, almeno è giorno, non dovrebbe esserci niente di
così inquietante, no? Stavo per dire, ovviamente. Però mi dovete far sentire che mi bussano così alla porta. L'ultima volta... Allora, ragazzi, parliamone. L'ultima volta che ci hanno bussato alla porta e abbiamo aperto è stato un qualcosa di assolutamente traumatico, ok? Per la sottoscritta. Quindi, ma adesso come dovrei reagire a una cosa del genere? Però è giorno, mi sentivo più tranquilla, più serena. Sono perplessa, ragazzi. Ciao, salve, Robin, sei in casa? Ti ricordi di me? Sono il tuo vecchio amico, Kel. Ah. Oh, cavolo. Dunque, ecco, ho notato il cartello in vendita di fronte alla casa e così, ecco, ho saputo dalla mamma che vi trasferirete presto. Quindi mi chiedevo se ti andasse di divertirci un po' insieme, di farci un giro, sai, nel nome dei vecchi tempi. Perché dovrei non aprire? Oddio, pure l'altra volta pareva che ci fosse tipo Mari. Però mi sembra di aver capito che forse lui ha perso contatto con questi amici. Arriva qui Kelly e dice: divertiamoci un po' prima che te ne vai, in nome dei vecchi tempi. Non sappiamo cosa ha spinto Robin, alias Omori, ragazzi, a fare tutto ciò. Però ho aperto già una volta, io direi di aprire di nuovo. Non mi fate scherzetti della minchia di nuovo, ragazzi, perché non so se sono pronta veramente psicologicamente. Ciao, Kel. Quanto tempo, eh? Wow, sei uscito davvero? Non se l'aspettava? Dunque, voglio dire che... Senti, sarò onesto con te, Robin. Non mi aspettavo che saresti uscito oggi, quindi non ho un vero piano d'azione. E quindi che sei venuto a fa', scusa? Soltanto a fa' la bella scena de fa' vedere che sei venuto a bussare? Non lo so. Idea? Ho trovato, andiamo da Obese. È la ludoteca di Fairway Plaza. Ti ricordi la strada, no? Ci andavamo sempre quando eravamo bambini. Bene, cosa stiamo aspettando? Andiamo! Ma c'è solo Kello? Comunque, intanto salvo. Ok, siamo passati dal prologo a mancano 3 giorni. Sono un po' perplessa, ragazzi. Ah, perché ci sono prima di tutto delle scarpe appese ai fili elettrici, però... Vabbè, sono dettagli. Oddio, che carino il cagnolino. Aspetta, fermo, Robin. So che vieni a casa mia, non vieni a casa mia da parecchio, ma temo che ora non sia un buon momento. Ah, eri proprio mio vicino. Quindi vivevano tutti qua vicino. Chi ci vive qua? Non risponde nessuno. Ma è giusta la strada? Cioè, nel senso è di qua che dobbiamo andare? Figura religiosa, come l'impressione ti sta giudicando? Toc toc, c'è qualcuno? No, sembrerebbe di no. Vabbè, andiamo. Vediamo se è la strada giusta. Io non me la ricordo, cioè non la so la strada. In effetti. Quindi non so se devo andare di qua, di là, se posso attraversare. Qua c'è il parco. Il futuro appartiene ai sognatori. C'è un altro cestino da picnic. Non so, ragazzi, non so se è giusto. Ho parlato di Fairway Plaza, una roba del genere, al Hobbies, o come cavolo si chiama. Quindi non dovrebbe essere qua comunque. Non so manco se sarà di qua. Eccolo qua. Ci siamo. Allora, aspettate. So che avevo salvato poco fa, ma visto che ci sto e ho trovato la strada giusta, ho salvato di nuovo, ragazzi. Quindi vediamo questo Obese cosa ci offre. L'abbiamo spiazzato, ragazzi. Bene, eccoci da Obese. Deve essere un bel po' che non passi di qui, ma vedrai che non è cambiato molto. Troverai le solite cose. Giochi di Cap Space Boy. Film di Dulcinea, alcune rocce domestiche, tutte cose dell'altro mondo, ragazzi, che adesso sono vintage. In effetti, già che siamo qui, dovrei comprare un regalo per Hiro. Ora va all'università, ma dovrebbe tornare domani. Ah, cazzo. Cioè, quindi sono cresciuti tanto, vanno all'università, ragazzi. Studia medicina, quindi forse dovrei comprargli dei medicinali?
Beh, no. No, è un'idea orribile. Scegli tu il regalo, Robin. Diamo un'occhiata e vediamo cosa troviamo. Ok, quindi sono proprio adulti, ragazzi. Cioè, comunque avranno più di 20 anni per andare all'università. Mamma mia, non mi aspettavo, ragazzi. Nei CD colorati. Penso che Hiro preferirebbe qualcosa di più sentimentale. Continuiamo a cercare. Nuovo videogioco chiamato Super Ultra Mangia Germo Talp, la rivincita delle talpe 3. Ammazza. Questo è per adulti, eh? È decisamente troppo violento per Hiro. Non credo che possa piacergli. Ok, qualcosa di sentimentale. Qualcosa di sentimentale. Sono sempre stato un fan di questi piccoletti. Hiro si arrabbiava perché spendevo i soldi del pranzo per loro, però meglio non ricordarglielo. È qualcosa di sentimentale. Una sagoma. Tu chi sei? Questo posto è piccolo, ma diversi articoli vintage e rarità da collezione vengono qui anche dalle città vicine. Beh, allora ne vale la pena. L'avventura spaziale di Cap Space Boy. Giocare costa $1. E Robin, prendiamo il regalo per Hiro prima. Possiamo giocare dopo. Certo, che le possiamo prendere? Ha già queste console, Robin. E non penso di potermene permettere due. Ma mica è per te, scusa. Costa 3 euro a tentativo. E Robin, prendiamo prima il regalo per Hiro. Un sacco di DVD. Probabilmente li abbiamo già quasi tutti a casa, anche lì a prendere polvere. Il mostro in questo poster è così realistico, sarebbe davvero impegnativo da battere. No, no, grazie, non ci tengo a affrontarlo. Possiamo provare a chiedere a sto tipo? Kel, come vanno le cose, amico? È molto che non ti fai vedere, eh? Ok, non ci ha detto altro. Cosa abbiamo qua? Statuette ancora, niente da fare. Un sacco di fumetti. Risveglia così tanti ricordi, proprio come ai vecchi tempi, Robin? Hiro non ha mai amato molti fumetti, però. E allora perché minchia siamo venuti in questo negozio? Scusami. Proviamo a parlare con questo tizio. Il mio romanzo preferito è stato adattato a fumetti, ma il protagonista è diverso da come l'avevo immaginato. Caramelline, non so se riusciremo a farne davvero un regalo per Hiro, sai? Una console, il prezzo è davvero troppo alto. Voglio bene a Hiro, ma non così tanto. Ammazza. Questo è il bene che vuoi a un tuo amico? Pensando al prezzo, va bene. Cioè, ragazzi, ho girato tutto quanto il negozio, dai. Ok, forse avevo mancato giusto sto scaffale. Ma questo è... Sì, è perfetto! Il libro di ricette tradizionali di Papa Chip. Chip. Wow, che scioglilingua. Hiro ne aveva una copia quando eravamo piccoli, ma il nostro cane, Hector, l'ha distrutta. Sarà così felice quando lo vedrà. Ma prima dobbiamo fare la domanda più importante. Quanto costa? Vediamo. $20? Ma è un furto! Ma quanto vuoi spendere, Kel? Scusa. Accidenti, ho lasciato il portafoglio a casa. Ecco, puoi pensarci tu, Robin. Giuro che te li restituisco. Grazie, sapevo di poter contare su di te. Cioè, te devi uscire sapendo di dover comprare un regalo a Hiro e non te porta il portafogli. Va bene. Tutto un po' strano, ma diciamo di sì. Vogliamo comprare questo libro di cucina. Che è? Come vanno le cose, amico? È molto che non ti fai vedere, eh? Ah, il libro di ricette tradizionali di Papa Chip. Avete buon gusto. Sì, mio fratello e io seguivamo sempre le sue ricette. Mi piacevano soprattutto i biscotti. È raro incontrare altri fan di Papa Chip. Sono $20 allora. E tanto li sgancio io. Grazie mille. Divertitevi. Hai preso il regalo per Hiro. Grazie davvero, Robin. Sono sicuro che Hiro l'adorerà. Ok, io pensavo che dovessimo uscire per divertirci come ai vecchi tempi e siamo semplicemente venuti qua a comprare un regalo. Bene, dove vuoi andare ora, Robin? Non c'è molto da fare qui nei sobborghi, eh? Oh, che ne dici del parco Fairway? Sì, andiamo lì. Ok, esattamente dove siamo stati un attimo fa, ragazzi. Ci siamo passati davanti venendo qui. Sembra divertente, non trovi? Sì, uno spiccio, Kel. Davvero uno spiccio. Ma dico io, se non avevi intenzione davvero di uscire con me, perché sei venuto a bussare alla mia porta? Ancora non riesco a capirlo, ragazzi. Chi c'è? Aspetta, non andare. Ti prego. Mi dispiace, amico, non posso aiutarti. Cavatela da solo. Ah, sembra che ci sia qualche problema lì. Andiamo a vedere. Ma farci fattacci nostri, no, Kel, eh? Non sono fatti miei. Se hai un problema con lei, parlaci di persona, scartina. Ti sto implorando, chiedile di ridarmelo. Non vuole ascoltarmi. Un momento, ma quello non è... È Basil? Quello è Basil. Lascialo stare, prepotente. Eh? Come osi? Ah, sei solo tu, Kel. Perché non ti fai un po' gli affari tuoi? E tu perché non vai a dare fastidio a qualcun altro, Kim?
Ma sentilo il pallone gonfiato, non sei tu a decidere le regole qui. Che cosa sta succedendo? Madonna, che è un gruppo dei bulletti. E questo? Oh, ciao, Aubrey. È Aubrey. Quel perdente di Kel spunta e pensa di potermi dare ordini. Dagli una bella lezione. Kel, che cosa vuoi? Smettila di tormentare Basil. Come hai potuto? Eravamo tutti amici, non lo ricordi più. Diglielo anche tu, Robin. Robin è qui con te. Wow, sei davvero tu. Dopo tutto questo tempo, non sei cambiato di una virgola. Da quanto tempo è che non lasci casa tua? 3 anni? Forse 4? Deve essere bello vivere nella tua gabbia dorata. Bada a quello che dici, Aubrey. Non sai cosa ha passato. Non importa. Aubrey, ti prego, ascoltami. Oh! Ehi, falla finita! Non metterti in mezzo, Kel, la cosa non ti riguarda. Ma che c'è, i denti ti ha preso, Aubrey? Robin, forza, dobbiamo fare qualcosa. Ah, volete davvero fare a botte con me? Ma sì, perché no? Voi due contro di me, che ne dite? Fatevi sotto, vi affronterò entrambi. Ma che cazzo sta succedendo, ragazzi? What the fuck? Ma io sono senza parole. Ma che succede? Ma cosa? Ma quello è un coltello. Sì, cara. Accidenti, Aubrey, stai bene? Sei ferita? Sto bene. No che non stai bene, stai sanguinando. Forza, dobbiamo andare via di qui. Oh, ve la farò pagare. Ma che è successo, ragazzi? Tragedia sfiorata. Per fortuna avevi un coltello con te, altrimenti... Un momento, dammelo subito! Kel ha preso il tuo coltello da bistecca. Non dovresti portarlo in giro così, Robin, è pericoloso. Aubrey è cambiata molto dall'ultima volta che l'hai vista. Lei e i suoi nuovi amici causano sempre problemi. Povero Basil, vediamo come sta. Sì, lo so, vorrei salvare, però... Non posso salvare? No. Ci sto rimanendo veramente di cacca, ragazzi, posso dirlo? Veramente di cacca. Ehi, Basil, tutto bene? Ah, sto bene. Grazie, Kel. Non so se ci hai fatto caso, ma c'è anche Robin. Salutalo, Robin. Oh, ehi, Robin. Ne è passato di tempo, eh? Ah. Yeah, un incontro da festeggiare. Che ne dici, ti va di passare la giornata a zonzo con noi? Oh, mi dispiace. Mi piacerebbe, ma io... Dovrei tornare a casa, credo. Davvero, ne sei sicuro? Ecco, è che... Mia nonna non sta molto bene di recente. Oh, mi dispiace molto. Lascia almeno che ti accompagniamo a casa. È un sacco che non usciamo tutti insieme. Oh, va bene, grazie. Ok, non posso andare a salvare subito, ragazzi, ma... Io... Sto rimanendo malissimo.
Veramente malissimo, pensavo fossero grandi amici. Sobri è cambiata, cioè sembra essere diventata una stronza. Io sono veramente senza parole, ragazzi. Tra l'altro non so manco dove è casa di Basil, se proprio la dobbiamo dire tutta. Ti ricordi, Robin, dall'incrocio dobbiamo imboccare la strada diagonale rispetto alla nostra. Sì, vabbè. Siamo a posto, guarda. Allora, deve essere questa. È pieno di fiori. Ecco casa di Basil. È quella col tetto verde. Sì, è l'unica col tetto verde, è qua. Grazie per avermi accompagnato. Nessun problema. Se hai bisogno di qualcosa da me, chiedi pure, intesi? Ci vediamo, Basil. Ok. Non sta bene, manco Basil, ragazzi. Fermi, non andate via! Volevo dire, scusatemi tanto, in realtà avrei un favore da chiedervi. Certo, Basil, di cosa si tratta? Ecco, vedete, mi hanno sottratto qualcosa di importante. Quando eravamo ancora amici, scattavo foto a tutti, vi ricordate? Certo che mi ricordo, ci tenevi tantissimo a quelle foto. Ah, sì, ecco, Aubrey ha preso il mio album di foto e ha rubato il tuo album di foto. Ecco, non vuole ridarmelo. Che canaglia! Non temere, Basil, ci penseremo io e Robin. Ah, sì, grazie. E comunque, riguardo a ciò che hai detto prima, siamo ancora amici. Voglio che tu lo ricordi, va bene? Sì. Allora, ci vediamo. Continuo a guardare umori, ragazzi. Forza, Robin, non perdiamo tempo. Un album di foto da trovare. Cerchiamo indizi al parco Faraway. C'è qualcosa di grosso che non va, ragazzi. Questo è un gatto? Amore. C'è qualcosa di grave dietro tutta sta faccenda. Perché Basil non sta bene. Robin Omori ha avuto a quanto pare anche lui i suoi problemi. C'è qualcosa che non mi convince, ragazzi, per niente. Tra l'altro c'è cercare indizi in base a cosa? Immondizia. Ma che me ne faccio l'immondizia, scusate? Ma questo cos'è? Un men senza tetto, un vecchietto. Oggi è una bella giornata, non ho soldi, ma una luce del sole gratis. Comunque sì, ragazzi, non è che avete qualche spiccio per aiutarmi in un momento difficile. Vabbè, purtroppo siamo rimasti solo con 10 dollari, ragazzi, ma io uno glielo do, dai. Ok, gli abbiamo dato 1 dollaro. Grazie, ragazzi, troveremo. Ma perché restituirli? Dai, non è così, insomma, non è questa la questione. Questa chi è? Sembra che Aubrey non sia qui. Un momento, ti conosco. Tu sei Charlie, no? Ti vedo in giro con Aubrey ogni tanto. Sai dove si trova? Senti, Charlie, lo so che non sei una persona cattiva. Aubrey ha sottratto a Basil una cosa importante e dobbiamo recuperarla. Non è che puoi aiutarci? Beh? Oh mio Dio. E questo chi è? Chi cosa dov'è? Ma come ti è venuto in mente? Ah! Ma guarda, Kelle lo strambo col coltello. Degni avversari per l'eccesso, Angel. Finalmente è giunta l'ora della vostra fine. Angel, non abbiamo tempo per questo. Vogliamo soltanto trovare Aubrey. Sai dirci dove si trova? Quindi è Aubrey che cercate? Interessante, vi dirò ciò che so. Ma prima dovrete riuscire a battermi. Batterti? Ma io non voglio colpire un bambino. Non riuscirete nemmeno a sfiorarmi. Forza, facciamogliela vedere, Charlie. Oh cazzarola. Ma quanto è grosso sto Charlie, scusate. A parte che non so manco. Cioè, che cavolo li possiamo fare a questi? Aia, minchia, mi ha pure colpito. Charlie resta immobile. Non penso che Charlie forse ci vorrà attaccare, ragazzi. Speriamo bene. Vediamo se riusciamo a togliercelo di mezzo. Oh, mi sorprendi, Kelle. Saresti un degno rivale per il mio maestro. Chi dovrebbe essere il tuo maestro, scusami?
Vai, Robin, colpisci, colpisci, colpisci. Ok, non gli rimane molto, ragazzi. Bummete. La pagherai per questo. Charlie rimane in silenzio, ok. Charlie non è proprio intervenuto. Com'è possibile? Il mio allenamento è stato inutile. Aia, mi fa male la testa. Sei stato tu ad iniziare. Sei un bullo. What? Senti, Angel, parliamo seriamente. Abbiamo battuto te e Charlie, quindi dici dove si trova Aubrey. Ah, una promessa è una promessa, immagino. Sarò di parola, vi dirò quello che so. Beh, la verità è che Aubrey si trova da qualche parte a Fairway Town, probabilmente. Accidenti, Angel, vedi di non prendermi in giro, altrimenti avevo promesso di dirti la verità. E la verità è che non so nulla. Angel, farei meglio a dirci subito dove si trova. Altrimenti racconterò a tutti di quando ti sei fatto la pipì addosso al campo estivo. Cosa hai detto? Non puoi farlo, non è giusto. Comunque non lo so davvero. Prova a chiedere al mio maestro, il dissidente. Lui è il custode di ogni conoscenza. Me l'ha detto lui stesso. Il dissidente? Oh no, stai parlando di quel ragazzino strano, Michael. Non osare chiamarlo in quel modo, ne sarebbe estremamente offeso. Capisco, ci tocca cercare lui. E dove possiamo trovare Michael, voglio dire, il dissidente? Ti dirò ciò che so, ma prima dovrei affrontarmi. E dai, non mi apri il culo però. Oppure potrei raccontare a tutti di quando ti sei... Ah! E va bene, te lo dico. Il maestro è alla fontana di Fairway Plaza. Doveva incontrare delle ragazze per un appuntamento, tipo. Ah, oh, che schifo. Forza, Robin, andiamo a Fairway Plaza. Direi che qui abbiamo finito. Ok, allora io immagino che forse se prenderemo della frutta da qui... Non possiamo mangiare della frutta, scusate. Che siamo un po' in mano a Cristo comunque con la salute. Però vabbè, allora, in ogni caso ragazzi, ora salvo. Perfetto, e allora quindi direi che per ora ci fermiamo qua ragazzi. Però sono veramente restabilizzata perché non mi aspettavo sta cosa. Mi chiedo a questo punto delle cose se non avessi aperto la porta a Kel cosa sarebbe successo. Sinceramente me lo chiedo, ma comunque a prescindere da tutto e ci sto rimanendo veramente male ragazzi a scoprire questa cosa. Basil comunque a quanto pare è una persona che ha avuto e ha tuttora dei problemi e Omori idem. A quanto pare è rimasto chiuso dentro casa per tanti anni, quindi le amicizie si sono pressoché sfasciate di regola. È stato un gesto molto bello quello di Kel, venirmi comunque a bussare. Basil a quanto pare è stato lasciato da solo, purtroppo. E Aubrey che ha cambiato così tanto, ha sconvolto più che altro questa cosa ragazzi, perché Aubrey mi sembrava appunto una ragazza tanto gentile, tanto buona, tanto affettuosa, soprattutto nei confronti dei suoi amici. Adesso vederla così completamente cambiata mi ha sconvolto parecchio, e quindi non so cosa aspettarmi d'ora in avanti effettivamente. Se a quanto pare è giusto ragazzi quello che mi avete detto, nel senso che probabilmente i toni del gioco cominceranno appunto mano a mano a cambiare. Come sempre aspetto i vostri pareri qua sotto in commento. Questo video termina qui. Grazie a tutti. Un bacione. E un abbraccio a tutti ragazzi, alla giocherina. Ciao!